sembrava importante non solo lanciare questo DVD che è bellissimo, ma anche raccontarlo, spiegarlo, presentarlo a Roma, perché per il fatto è un punto di orgoglio, non solo raccontare questa storia, non solo considerarlo uno dei tanti allegati, ma proprio veicolarlo come una testimonianza importantissima. Quindi io presento subito gli ospiti di questa sera. Abbiamo i due registi, Fabrizio Lazzaretti e Paolo Santolini, abbiamo Cecilia Strada, Maso Lutarianni. Però credo che anche chi non l'ha visto sia entrato immediatamente dentro questo piglio veramente straordinario, cioè di racconto neorealistico. Dopo pochi secondi uno entra dentro queste storie, anche perché seguiamo i bambini dal loro ingresso in ospedale, impresa diretta, oserei dire, fino al momento del ritorno a casa. Faccio solo una premessa minuscola per raccontarvi che la settimana scorsa ho mandato a fanculo il ministro La Russa a Matrix, ma no, non lo dico per prendere un bonus, ma solo perché voglio raccontarvi che cosa diceva il ministro La Russa. Stavamo parlando ovviamente di Afghanistan, stava raccontando che si cambia per la quarta volta strategia, ma questa sarà quella vincente, che ovviamente le nostre forze sono amate e ben volute, che le vittime sono alcune collaterali e marginali. E allora quando Rita Armeni con molto tempismo gli ha detto scusate, ma quando le ricordiamo le vittime civili, mi sembra che non le ricordiamo, La Russa ha sbroccato. E mentre urlava che lui non si faceva riprendere sulle vittime civili da nessuno, e ha detto una cosa molto singolare, cioè io gli ho ricordato che non si erano impegnati come dovevano per difendere l'ospedale che quelle vittime le cura, e allora lui ha avuto un momento poetico e ha detto: ma che cosa stai dicendo? Che se non c'eravamo noi quei quattro non tornavano a casa. Cioè quindi la liberazione, quei tre, la liberazione di Emergency, del personale di Emergency era un merito del Ministro della Difesa, purtroppo non ce ne siamo accorti e questo forse sarà un nostro limite. Per dare subito la parola vi dico una cosa: due giorni dopo questo litigio io ho visto questo documentario, ero di sera a casa, sono rimasto veramente colpito. E la prima cosa che mi ha sconvolto è ovviamente, per me, mi scuso con chi lavora in Emergency, è che il codice del dolore, il codice della metabolizzazione del lutto, delle ferite, è totalmente diverso dal nostro, quindi per un attimo si rimane annichiliti per il lavoro che avete fatto. La seconda cosa è che la capacità di racconto di queste storie è tale che la prima cosa che mi sono chiesto è se il film fosse stato copionato, perché veramente ci sono delle scene che un autore neorealista o un grande regista non sarebbero riusciti a raccontare così, che hanno una poesia fantastica, alcune ne vedremo, ma soprattutto si entra dentro questa corsia di ospedale e si vede la storia dalla parte di chi non ha mani, di chi non ha piedi, di chi spesso non ha neanche la voce per denunciare quello che accade. Allora ho ripensato che questo video ne farò un piccolo omaggio, se Giorgio poi domani ce lo consente, al ministro La Russa, perché si renda conto chi aiuta le vittime della guerra e chi no. Allora subito la parola a chi comincia. Forse possiamo chiedere qualcosa ai due registi, a Paolo, se ci dice qualcosa su come siete riusciti a lavorare questo film e ad abbattere questo muro per cui sembra che questi bambini abbiano recitato tutta la vita davanti a una telecamera, sembra che abbiano, no, una naturalità di racconto e di autorappresentazione che è sorprendente. Ma il muro lo abbatti nel momento in cui decidi di condividere l'esperienza del soggetto che decidi di raccontare, quindi la scelta di fare questo film, di raccontare questi due ragazzini, uno in Sudan e uno in Afghanistan, immediatamente ci chiedeva di passare almeno alcuni mesi in quei luoghi, condividere l'esperienza sia di Emergency, di quello che fanno, nello stesso tempo di condividere, se mi permettete, la passione dei pazienti di Emergency. Quindi quello che ci siamo, in qualche modo, cioè, abbiamo deciso di vivere in primis è stato proprio quello di stare del tempo con loro.
siamo stati circa 5 mesi, 4 mesi e mezzo in Sudan, poi siamo tornati per la seconda parte, siamo stati oltre 2 mesi in Afghanistan. Come avete scelto queste due storie fra le tante che avete visto passare davanti alle vostre cineprese? La scelta in Afghanistan è stata immediata, perché per chiunque entrare al pronto soccorso dell'ospedale di Kabul vuol dire partecipare quotidianamente alle scene che poi vedete nel film. Murtaza, un ragazzino di 7 anni, come raccontavi tu, è arrivato a Kabul 3 giorni dopo il nostro arrivo, 2-3 giorni dopo, quindi è stato immediato l'aggancio e ci ha permesso poi di raccontare tutto il gruppo di ragazzini che poi vedrete, insomma. In Sudan l'aggancio è stato alcuni mesi prima che aprisse l'ospedale. In realtà era stato aperto il centro pediatrico a Maio, che è un campo profughi di circa 300.000 persone. Yacoub l'abbiamo incontrato 6 mesi prima e l'abbiamo accompagnato fino all'apertura dell'ospedale e all'operazione. Raccontavo a loro che una delle scene che più mi ha colpito nella storia africana, Yacoub, è questo incredibile consiglio tribale che si svolge quando la prospettiva è quella di fare un'operazione da $5.000. Se avesse veramente, sembra quasi una scena di un grande film americano, perché solennemente il capo dice: dovremmo vendere tutte le vacche che abbiamo qui e tutte le gli animali che abbiamo anche non so in quale altro territorio, quindi non possiamo. Improvvisamente c'è veramente un momento di respiro per chi vede questo film, quando vediamo arrivare l'ospedale di emergency che viene ultimato proprio in quel periodo e la sensazione è: arrivano i nostri. Quello avete vissuto così? Beh sì, il fatto di essere andati in qualche mese prima, anzi quasi un anno prima dell'apertura dell'ospedale, e poter essere testimoni anche della posa più o meno delle prime pietre era una cosa importante, perché poi parallelamente seguivamo anche, come dire, il progredire purtroppo della patologia di Yacoub. E poi ecco, appunto, uno immagina un campo profughi come un luogo, un non luogo temporaneo così, invece purtroppo lì in Sudan, come in altre regioni dell'Africa, i campi profughi ormai sono delle realtà stanziali, delle città vere e proprie, dove fra l'altro, appunto, Fra le altre cose, insomma, ci sono anche dei seri problemi di convivenza, perché sono magari diverse tribù, eccetera. E ecco, poi Luca citava questa riunione con il capo tribù. Ecco, la tribù di Yacoub sono i Nuba, che furono immortalati parecchi anni fa dalla regista tedesca Leni Riefenstahl, una tribù fiera, una tribù di lottatori che hanno comunque, diciamo, un orgoglio personale molto, molto forte. Purtroppo, insomma, la maggior parte di loro adesso vive là dentro e tutti i giorni stanno lì e si ubriacano con una birra che non è questa che ho appena bevuto, ma una birra che fanno loro col metanolo, insomma, una roba abbastanza micidiale. Siete riusciti ad abbattere le barriere di diffidenza, non solo quelle, diciamo, istintive dei bambini, ma anche quelle degli adulti? Cioè, come siete riusciti a, per esempio, a filmare quella riunione tribale, a raccontare la discarica e la vita, i dialoghi con la madre, non vi hanno